2002. Altro cazzo, lo prendo senza supplemento. Sono sempre 2002. No, scusi, lo prendo senza supplemento, ma sono 2005. No, l'unità 2002 o il giornale lo lasciate per me lo stesso. Scusi. Allora, io mi devo tenere informato. Il signore pubblica qua la pagherà la carta, no? Io quella carta non la uso, pago solo il giornale. Luciano, Radio Freccia doveva rimanere figlio unico e poi è nato da 0 a 10. Cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Il fatto è che è venuta fuori una storia. Non ero sicuro proprio che non avrei più fatto film. Ho fatto anche la sciocchezza di dirlo, che ha voluto dire che sono 3 mesi che non parlo d'altro. Sono 3 mesi che mi rinfacciano il fatto di averne fatto un altro. Ti piacerebbe molto se... Però è veramente perché è venuta fuori una storia. E l'ho scritta e poi l'ho proposta a Domenico Procacci, che ha deciso che si poteva fare il film. È una storia che nasce dai tuoi ricordi, dalle tue esperienze? È una storia che nasce in parte da uno spunto che era stato progettato, un weekend che io dovevo fare con dei miei amici a incontrare delle amiche che avevamo conosciuto 20 anni prima, per l'appunto, e in parte anche da una cosa che è legata al film, che in realtà è uno dei centri del film, un evento che io ho vissuto, diciamo così, non proprio in maniera direttissima, però che mi ha vagamente sfiorato e che adesso non vorrei raccontare perché credo che i film sia bello farli vedere prima che uno te lo racconti. 3. Per questa tua seconda volta non solo la stampa e la critica ma anche il pubblico faranno un ovvio confronto con Radio Freccia. Se tu dovessi anticipare questo confronto, che cosa diresti? Ma quello che posso dire è che fortunatamente sono tutti e due film miei, quindi io non ho problemi al fatto che possa piacerne di più uno piuttosto che un altro. Radio Freccia ha avuto una grande fortuna a vari livelli, soprattutto critico ma anche di pubblico. Credo che io so soltanto che ogni volta faccio un album, per dirti, di solito la gente tende sempre a dire che era sempre meglio quello prima o il primo o il secondo, funziona sempre così. Dopo poi col tempo arrivano a dirti che quello lì comunque rientra fra i loro preferiti, eccetera. Probabilmente anche questo film andrà così. Per molti comunque qualsiasi film questo sia non sarà mai all'altezza di Radio Freccia, per altri forse sarà anche migliore. Con questo Luciano Ligabue torna ufficialmente alle luci della ribalta? Beh, io sì, mi sto facendo vedere adesso, per l'appunto che sto promuovendo il film, e mi farò vedere ancora di più fra poco, in cui comunque comincerò a promuovere anche il disco che uscirà a fine aprile. Insomma, sarà un anno comunque in cui mi farò vedere, dopo 2 anni che non mi facevo vedere come promesso.